25esimo turno del campionato di Serie C2 regionale, il girone A si chiude questa sera con l'atteso big match tra United Pomezia e Lido il Pirata Sperlonga. United Pomezia che insegue, dopo il risultato maturato nell'anticipo di ieri sera, l'Eagles Aprilia, attualmente capolista del raggruppamento con 59 punti. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli, vi parla dalla Pala Lavinium per questo 12esimo turno del girone di ritorno. Le squadre che si apprestano a vivere questa sfida diretta dal signor Massimiliano Modica della sezione di Roma 2. Pulvirenti la tiene in campo, lo scambio subito deciso con De Simone, ancora Pulvirenti al centro, prova la conclusione, ribattuta, arriva Moncada, una serie di finte, c'è gol, il vantaggio di Simone Moncada, cambia il match dopo alcune battute iniziali. Pulvirenti fa molto movimento, scambia dalla destra verso sinistra, Di Simone si fa soffiare il pallone, subito Saccoccio, il pareggio di Saccoccio, sorpresa la retroguardia di casa. De Simone recupera il pallone, il tunnel a Saccoccio, prova, c'è gol, Rossi riporta in vantaggio lo United Pomezia. Pallone fuori, non è d'accordo con la decisione dell'arbitro, De Simone la rimette in gioco, Moncada prova la conclusione, alzata sopra la traversa, Seneca, ancora Marone, il mancino se ne va verso la sinistra, prova anche con il destro, poi c'è una deviazione, De Simone se ne va a sinistra, poi si accentra, vorrà anche andare a calciare, lo fa in un secondo momento, sbarrato da D'Alterio, Moncada alza la mira, pallone che termina fuori, ancora Rozzi a destra, sale, guadagna campo, prova anche a caricare il tiro, fuori di poco, cata, Rozzi, poi ancora Pulvirenti, fa tutto quasi da solo, fallo e ci dovrebbe essere calcio di rigore, ci sono entrambi, parte Di Simone, il tiro sotto l'incrocio, Simone, De Simone allunga a tre le marcature, poi mette subito in gioco, ancora un fallo non ravvisato dall'arbitro, Ruscitto, Marrone contro Quercio, c'è il fischio, Marrone e poi il gol sotto la traversa, sotto la traversa, e Lido il Pirata accorcia le distanze, Moncada se ne va, prova a calciare, la sfiora D'Alterio, Seneca, Guercio si distende, braccio alzato da parte del direttore di gara, De Simone, Moncada e c'è Giunta, De Santis, De Simone, Rozzi, Moncada, De Simone, ancora Giunta, Rozzi e c'è sempre Giunta, veramente Pulvirenti, Moncada, ma c'è Giunta veramente, prova Moncada, stavolta la infila sotto l'incrocio dove non può arrivare, Giunta per D'Alterio, Marrone con il mancino si fa scippare il pallone da De Simone che calcia, Pulvirenti in mezzo pasticcia, fa ripartire Saccoccio e poi Guercio prende anche una cospicua distanza dal pallone, c'è il fischio, c'è la rincorsa di Moncada, il tiro e la insecca sotto l'incrocio, ancora lui Simone Moncada, un gol magistrale, Babusci tocca per Moncada che se ne va, poi Giunta, Marrone, Saccoccio, ancora Marrone solo all'esterno, Giunta poi tocca, D'Alterio, Marrone la traversa, gli dice di no, Eagles torna seconda perché lo United Pomezia batte Lido il Pirata Sperlonga per 5-2, autentico mattatore del match Simone Moncada con la tripletta, ma c'è una grande prova da parte degli uomini del team
guidato da Massimiliano Triolo, soprattutto sulle spanne la prestazione di Alessandro Gionta.